Io avevo 17 anni, ho fatto l'incidente con il pulmino per andare al lavoro. Io e mia madre, un tir ritagliò la strada. Mia madre che gridava, aiutate lei, aiutate lei. Sì. Prima, seconda, terza e quarta vertebra lombare. E fratturai. 40 giorni con un busto che te faceva da sotto il bacino fino a sopra il collo quasi. Sono donne, sono tutte donne italiane che lavorano nei campi 365 giorni l'anno. Sto mettendo gli scarponi per andare nella vigna, i guanti da lavoro, ho preparato anche lo zaino con il panino e l'acqua per il pranzo, la forbice da lavoro. Ecco, sono pronta. Buongiorno, scusi, è il mio primo giorno, Sì. ma com'è sto lavoro? Dipende quello che ti Dipende fanno come. fare. Mo' adesso devo, mi ha detto che devo togliere gli acinini marci. Da Sì, è buono, è buono. sì, è facile. Da quanto lo fate voi? Fino alla vigna. Da 27 Anni. anni. 27 anni. Lei è Maria, è la più anziana del gruppo, ha 55 anni e ha problemi a camminare, zoppica. La puoi mettere qua? Per un giorno divento anch'io una bracciante per provare sulla mia pelle la fatica di queste donne. Questa è la mia fila, devo arrivare fino alla fine. Ogni singolo acinino marcio, nero, marrone deve essere tolto. Questo di plastica che pesa tantissimo sulla schiena, ci sbatte la testa contro il collo. Sono 32 gradi, sopra c'è della plastica. Questa plastica non fa respirare con il sole, si crea una cappa di calore pazzesca. Più o meno ho fatto tutti i lavori, ho fatto anche la zappa e poi tutto il giorno per 7 ore. Te ne torni a casa con i calli alle mani. Fate pausa durante le ore di lavoro. No, 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 Lei è lavora tutto sette ore all'impiedi. di. Sì, Il bagno c'è? Dove sta lei? no, in aperta campagna. E non è umiliante per una donna di 50 anni? Sì. Andare in bagno è l'unico modo per fermarsi un attimo. Non si sono mai fermati in 6 ore di lavoro. E questo è l'unico posto in mezzo qua alla terra. Sono in piedi ormai da 12 ore e dopo 7 ore e mezza nelle vigne torno a casa. Non ho, penso, mai provato una fatica così. Nunzia accompagna Christine ancora con il pigiama sotto casa della nonna. Ciao Christine, sta zia. Anche lei lavora nei campi. Qui lascia la figlia e carica la sorella, bracciante come lei. A casa tua chi lavora oltre Io. Perché tuo marito? Sì, mi dà. Oddio, non è che mi dà chissà quanto su mia figlia, solo su mia figlia. Suo marito? No, non è mio marito, sono vedova da 20 anni. E quindi o lavori, eh. Ogni operatore ha un numero, è come un autografo. Se quando arriva a destinazione chi ha comprato la merce vede che c'è un acino marcio, veniamo richiamate. In alcuni casi, in alcune aziende ci sono sospensioni di 3 giorni, 4 giorni, una E non settimana. si guadagna in quei giorni. No, no, stai a casa. Perché voi pag siete pagate a giornata, sì. Certo. Se stiamo a casa non ci pagano. Ho semplicemente la quinta elementare, sa? E ho 56 anni, porto scarpe antinfortunistiche da 42 anni, le mie dita dei piedi sono distrutte. Lei quanti anni ha? Io, Se fosse. 52. E da quanti anni lavora qui? Sono 30 anni. E 30 anni. niente, Le mani. ho problemi alle mani. Si addormentano le mani, si addormenta il braccio, mi fa male il braccio, la cervicale. Stiamo messi proprio male. 35 anni che io vado in campagna a lavoro. Se tutto va bene, fra 4-5 anni
vado in pensione se me la danno, se no devo continuare. Con 600-700 euro al mese penso che non sia una vita normale. Ma vi danno i soldi che vi dovrebbero dare? Assolutamente no. No, cioè, perché non paga nessuno a tariffa sindacale. Ho lavorato però anche con la giornata di 23 euro. Anch'io da 24 a zappare, tra l'altro. 24 euro? Sì. 23 euro, 24 sì. euro. Quanti giorni a settimana? 7 su 7, anche la domenica. Se abbiamo un problema ci danno 240 euro di pensione, ma sì, giusto per accontentiamoli. Beh, io non mi accontento, sa? Preferisco lavorare fino a 80 anni se mi devo accontentare della tua pensione. Sì. Però io mi rivolgo a te che stai sulla poltrona. Tu mi dovresti dare la pensione come a me, come ci sono signore di 62 anni che ancora non possono andare in pensione. Io mi rivolgo sempre a te. Guardami, sono 42 anni. 42. Di sacrificio. Marito disoccupato. Non troviamo lavoro. E io la mattina alle 3 puntualmente devo svegliarmi, volendo e non dolente, perché penso alla mia famiglia, penso ai miei figli. Tu mangi tutti i giorni con la mia frutta, con il mio lavoro. Io non mangerò mai con il tuo lavoro. Quello che mi daranno, se Dio vorrà, è perché è stato tutto sacrificio mio. Lavoro con la borsa del ghiaccio. Non mi è stata accettata la pensione. Non c'è nessun contratto. Quando vai a lavorare ti pagano, quando non vai a lavorare non ti pagano. Non ha mai avuto diritto a malattia, a ferie? No, ferie, no. No. Lavorando 7 giorni su 7 quanto si riesce a guadagnare? 1.000 euro. Netti? Netti. Poi dà la differenza. Quello che è di più lo devi portare indietro. Cioè a te sulla busta paga ti arriva di più. Ti arriva 1.000 sulla busta paga. E poi c'è la differenza, 120, 150, dipende. E sta cosa che proprio non mi va. Cioè dare i soldi indietro. A chi? Al datore di lavoro, no? Lei mette in una busta i contanti e li porta al datore di lavoro. Sì, sì. Cosa puoi fare? Denunciare. E come denunciare? E tu domani non vai a lavorare. Tu ormai chiudi. Quanto dovrebbe pagarle queste braccianti? 56 euro. Cioè lei dovrebbe pagare a 56 euro, invece sì. Al massimo quanto riesce a pagarla? Massimo. Più di 40 più euro 40 non possiamo pagare. Più di 40 euro non riesce. Sì, quelle come fanno poi a restituirtelo? Poi scalano, molte angoli li devono dare. Se io vendo sotto costo di produzione, come faccio a distribuire ricchezza, a pagare a tariffa l'operaio? Da dove li devi prendere? Cioè lei per si sente pagare? Giustificato dal fatto che non lo fa per voler sfruttare. No, no, perché noi non riusciamo a fare reddito. Siamo sottopagate a differenza dei maschi. I maschi chiedono una giornata in più. Cioè il doppio chiede? Il doppio, sì, sì, sì. Il maschio si ribella. Invece la donna, meno male, fa lo stesso lavoro e sta zitta. Beh, sì. E ti devi sottomettere. A chi? Al caporale? Certo. Cioè il caporale andava dalle donne e che diceva? Secondo te? Aiutami. Si dovevano stare solo nel lavoro, solo niente, via. Se vuoi lavoro devi venire a letto con me? Sì, a letto. Nei campi. E ci sono tuttora, eh? Non lo posso nascondere. Noi eravamo una squadra di 10 ragazze dell'età 14-15 anni, quindi evito di dirlo, ma l'ha fatto. A me e pure agli amici miei. E infatti è ancora una ferita aperta. Neanche alla tua mamma l'hai detto? No. Oh! No. Avevi paura che lei non stesse dalla tua parte? No. Non ci potevamo neanche ribellare. Purtroppo quello era il lavoro, quindi se perdevamo quello. Non c'era più niente. Tu hai perso la tua giovinezza nei campi? All'età di 14 anni.